Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su TikTok, su Twitch, il link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque, signori, nuova settimana con diverse notizie riguardanti il mondo dei cinecomics, sia di casa DC sia di casa Marvel, e direi di cominciare subito togliendoci il dente, parlando del film di cui mi interessa forse meno quest'anno e quello che mi spaventa veramente tantissimo, e sto parlando di Venom 3. Vi ricordo che questo, infatti, sarà l'anno dei film dedicati ai fumetti da parte di Sony, abbiamo già avuto quel capolavoro di Madame Webb, avremo ancora Craven, e eh, novembre, salvo eventuali rinvii, dovrebbe uscire anche il terzo ed ultimo capitolo della trilogia di Venom di Sony con protagonista tomardi. È stato infatti rivelato nei giorni scorsi quale sarà il sottotitolo di questa maestosa opera cinematografica che si accingerà a vincere eh, numerosi Oscar e sarà The Last Dance, ovvero L'ultimo ballo. The Last Dance era anche il nome del progetto che il coach Phil Jackson aveva dato a quando i Chicago Bulls Ten hanno tentato, sono usciti dalle imprese, di vincere il loro ultimo campionato col Dream Team, con Michael Jordan, Pippen. Vedetevi il documentario su Netflix perché è una bomba. Io ogni tanto me lo rivedo con, con enorme piacere. E quindi anche il sottotitolo ci va a sottolineare come questo sarà l'ultimo capitolo dedicato a Venom. Ultimo capitolo dedicato a Venom. Che sono curioso di vedere come gestiranno, perché, comunque, tutto quel filone dell'eventuale spider-totem di quell'universo è ancora appeso, soprattutto dopo la post credite di Morbius con avvoltoio. Dicono diversi rumor che Sony ha già in mente un modo per farli tornare. Quindi probabilmente, dopo il film su Venom, faranno questo fantomatico film su Sinistri 6. Che Sony se non lo fa, sta male. Sono vent'anni che vuole fare un film su Sinistri 6. Già, all'epoca dei film di The Amazing. Eh, forse sarà la volta buona che lo fanno per gioia loro, sicuramente non mia e vediamo cosa, cosa combineranno io continuo a sperare che tutto quel progetto lì, soprattutto dopo Madame Web che per quanto sia staccato da quell'universo di Villain e Naufraghi eh, perché per me stanno facendo un prodotto scadente uno dietro l'altro, vediamo poi cosa avremo con Kraven e poi con quest'ultimo Venom e soprattutto spero che si decidano su cosa vogliono fare con il loro universo di Spider-Man perché ripeto, dopo Spider-Man No Way Home io ero quasi certo che avrebbero annunciato The Amazing Spider man Spider-Man 3 e Spider-Man 4 con Tobey Maguire, tanto il fatto che esistano diversi Spider-Man è stato ormai sdoganato, l'abbiamo visto tutti insieme in Spider-Man No Way Home era sensato magari, eh, soprattutto per quanto riguarda lo Spider-Man di Garfield, andare a chiudere la sua storia, soprattutto dandogli un finale, anche perché come ho detto un sacco di altre volte all'interno di No Way Home il suo personaggio continua a dire ah a me manca questo, io devo ancora mettere a posto cose della mia vita, che per me era un segnale per dire guardate che prima o poi arriva. Più il tempo passa, più eh, le cose secondo me non sono ottimali, ogni tanto escono rumor che Andrew Garfield legge sceneggiature varie che boccia, spero che eh, ormai lui è un attore super affermato, spero che comunque decida di accettare in caso una storia decente e che riescono a fare un lavoro dignitoso e rimane comunque ancora appeso il rumor che potremmo rivederli poi in Secret Wars tanto è vero che Tobey Maguire sempre secondo rumor che navigano sul web dovrebbe essere parte del team principale dove ci saranno anche Deadpool e Wolverine che andranno a spasso nel multiverso in Secret Wars vediamo comunque Venom 3 The Last Dance le riprese credo siano quasi ultimate se non ultimate il film dovrebbe uscire a fine anno No. chissà cosa ci infileranno dentro. Passiamo poi al mondo di DC perché come un fulmine a ciel sereno è arrivata questa notizia qualche giorno fa che riguarda The Batman 2. Il film infatti inizialmente previsto per il 3 ottobre 2025 è stato ufficialmente rinviato di un anno e avrà quindi come nuova data di uscita ufficiale il 2 ottobre 2026. Ora Twitter è esploso, molti hanno detto che è colpa di James Gunn perché comunque lui essendo nuovo capo della DC Film ha anche il un creativo su tutti i vari Elseworld tra cui Joker 2 The Batman 2 eccetera ma James Gunn che tra l'altro in questo momento si trova in Norvegia per le riprese di Elf Superman, stavo per dire Superman Legacy ma ormai è Superman quindi tutte le scene nella Fortezza della Solitudine hanno ah, messo un sacco di foto che vi consiglio di andare a vedere soprattutto se lo seguite sui social ma James Gunn non c'entra assolutamente nulla perché infatti come è stato specificato qualche ora dopo la causa principale che ha portato al rinvio di The Batman 2 è sostanzialmente una, anzi due, la prima è che a causa dello sciopero lo script, la sceneggiatura non è ancora ultimata, ma soprattutto perché eh, stanno trovando enormi difficoltà a trovare degli studi disponibili per girare il film, quindi credo che siano tutti pieni, soprattutto perché eh, hanno girato credo in quelli di Atlanta e Londra, The Batman, che al momento non sembrano essere liberi, quindi da un lato vi dico quando li rinviano per comunque mettere a posto a livelli produttivi, prendersi il loro tempo, va sempre bene, se li rinviano un po' come è accaduto con Capitan America Brave New World. Perché la sceneggiatura fa cagare e devono rigirare tutto un po' le cose non è che mi tranquillizzano del tutto comunque toccherà aspettare un altro anno per eh, The Batman 2 quello di Matt Davis. teoricamente dovrebbe essere una trilogia, quindi poi il terzo capitolo probabilmente se uscirà questo nel 2026 lo vedremo nel 2030 e io avrò tipo 40 anni, oddio mi sto sentendo male eh, ma tutto sommato attendiamo, anche perché il primo film mi è piaciuto veramente un sacco eh, quel Batman di Pattinson l'ho apprezzato tantissimo, tra l'altro quest'anno uscirà la serie spin-off da quell'universo dedicato al pinguino su Max che probabilmente verrà preso in Italia da Sky e quindi comunque roba di, da quel mondo ne avremo c'è ancora questo dubbio sulla serie su Arkham che una volta dicono che si fa una volta dicono che non si fa una volta è canonica una volta non è canonica vediamo cosa decideranno anche su, su questo passiamo però adesso alle notizie di casa Marvel perché ci sono un paio di cose che eh, volevo notificarvi ovvero la prima che riguarda Deadpool e Wolverine perché diversi rumor hanno detto che il film incontrerà un sacco di battute relative a Kevin Feige e questa è una cosa che mi aspettavo. Mi aspetto che nel primo film di Deadpool all'interno del Marvel Cinematic Universe, un po' come avevamo già visto anche nel primo trailer, ci siano battute sul fatto che prima tutta questa roba qui stava in Fox, poi è stata acquisita da Disney e lui si trova all'interno di un universo molto più ampio. Tanto è vero che c'era il logo di Fox già nelle foto dal set. Quindi mi aspetto, mi aspetto un sacco di eh, battute, battute riguardo. Tra l'altro, sono curioso di sapere. Quando uscirà nuova roba, un nuovo trailer, anche perché io sto preparando delle cosine, ho bisogno di vedere immagini ufficiali, non posso ancora farvi vedere niente, ma passando alle notizie un pochino più tristi, un pochino più eh, desolanti, parliamo di eh, pellicole che sembrano non verranno più realizzate. Infatti il buon Daniel RPK ha dichiarato che secondo alcune sue fonti Marvel Studios e Disney hanno deciso di eh, bloccare la produzione di diversi film a causa dei scarsi risultati che hanno ottenuto sia dal punto di vista del box office ma soprattutto dal punto di vista la critica. E queste tre pellicole sono Ant-Man 4, Captain Marvel 3 e purtroppo Eternals 2. Ora, per quanto riguarda i primi due, mi potrebbe ancora andare bene soprattutto perché Captain Marvel così come era stato anche il primo film, secondo me non riesce a reggere un film purtroppo che è Embers da sola, tant'è vero che nel primo aveva Nick Fury come coprotagonista, qui abbiamo avuto Photon e Miss Marvel in Captain America 2, che è diventato poi dei Marvels, a darle supporto quindi il fatto che decidano di... Eh, non continuare con quel filone, soprattutto visto che The Marvels ha fatto veramente pena dal punto di vista del box office lo posso ancora capire, tanto sicuramente Carol Demers la vedremo poi nei film corali, avrebbe più senso rivederla in un film degli Avengers che rivederla in un Capitan Marvel 3 in questo momento e per quanto riguarda Ant-Man eh, ci sta a non voler, fare, non voler fare un quarto capitolo, già il terzo era molto legato alla questione multiverso fare un capitolo stand alone adesso su Ant-Man and the Wasp, considerando che già Wasp nel, nel terzo film, quello con quanto Megna era lì nel sottotitolo, ma non esisteva proprio all'interno all della trama. Non sento in questo momento il bisogno di Ant-Man 4 per quanto voglia rivedere il personaggio di Scott Lang nel film degli Avengers, cosa che mi aspetto, dato che è stato l'ultimo che si è scontrato con, con Kang, qualcosa dirà lo porteranno poi dentro in Secret Wars. Non lo so, la questione Kang rimane veramente un punto interrogativo enorme fino a quando non ci diranno qualcosa. Per quanto riguarda Eternals 2, le cose qua invece sono differenti. Perché a me il primo film mi era piaciuto veramente un sacco. Era forse il film più ehm, eh, diverso all'interno del Marvel Cinematic Universe, ne avevamo eh, parlato all'epoca, era un film molto più eh, serioso, molto più scenico, era il film forse meno Marvel di tutto il Marvel Cinematic Universe e infatti in America lo hanno, lo hanno schifato, a molti hanno iato, per me era veramente una, una, bomba, una bomba di film e soprattutto il, questo il primo Eternas si concludeva lasciandoci appesi, lasciandoci appesi sul destino di alcuni Eterni, sul fatto che li dovevano andare a cercare, avevamo poi la questione di, eh, del Cavaliere Nero, eccetera lasciar perdere tutta sta roba un po' eh, mi spiacerebbe, soprattutto perché ripeto è come se prendessero il gruppo degli X-Men fanno film sull'X-Men, anzi o meglio esce il film di Fantastici 4, due membri di Fantastici 4 a fine film vengono presi e portati via eh, dandoci l'incipit a un Fantastici 4 2 poi sta roba qui non verrà mai più non verrà mai più sviluppata quindi per quanto riguarda Ant-Man 4 Capitan Marvel 3, vi dico ok, mi potrebbe andare bene, Eternals 2 un po' mi spiacerebbe se non eh, dovesse venire realizzato comunque al momento si tratta di rumor eh, non, è, non è nulla di concreto però coinciderebbe con il fatto che Bob Iger tornando ha detto che vogliono ripuntare più sulla qualità rispetto alla quantità e quindi abbiano deciso di eh, tagliare più roba. Io andrei a tagliare roba relativa al Wakanda, tipo la serie sui dieci anelli, tutta quella roba lì, che al momento sembra essere ancora in fase, in fase produttiva, però purtroppo decidono di tagliare Eterni 2. Vediamo, io mi aspetto che almeno al San Diego Comic Con che si trarà quest'anno, quest'estate, ci facciano vedere una nuova timeline con... I nuovi eh, progetti in uscita perché, comunque, un sacco de delle robe che hanno annunciato ormai stanno quasi per uscire se non quest'anno, cioè, ovviamente, non quest'anno, però entro il prossimo anno dovrebbe uscire quasi tutto. Soprattutto per quanto riguarda Disney Plus, molte cose sono addirittura d'arrivo. Abbiamo la serie su Agatha che ha cambiato nuovamente nome, adesso si chiama solamente Agatha. O non capisco cosa vogliono, cioè, ora che esce questa serie, veramente su me cambierà ulteriormente ancora una volta. Ma comunque dicevo, mi aspetto che chiediscano un, un po' di cose, dato che sarà il primo evento dove potrebbero tenere dei panel e dare delle spiegazioni al pubblico. Perché, ripeto, la questione Kang posso capire che sia problematica da gestire, posso capire che non abbiano ancora ben deciso se tenerlo, cancellarlo, eccetera. Però, a una certa ce lo devi dire, anche perché se io poi mi vado a vedere adesso Deadpool e Wolverine, c'è cioè un riferimento al multiverso, ovviamente. Io cosa? Devo pensare che comunque la questione del multiverso è, mi rimane pericolosa per Kang o perché sta già arrivando non lo so, destino per andare in Secret Wars. Magari ci diranno qualcosa all'interno di Deadpool e Wolverine. però, comunque, una spiegazione, la nuova, la nuova timeline quest'anno me l'aspetto con le nuove eh, proposte in uscita. Anche perché ripeto, sono andati in malino negli ultimi anni. È inutile negarlo, soprattutto sul pubblico. Hanno perso un sacco di fan. Devono fare un mega annuncio. Devono rimettere dei paletti. Devono dirci, ragazzi, da qui a qui uscirà questa roba qui sperando che non succeda qualche altro disastro nucleare, perché comunque hanno avuto la pandemia, poi c'è stato lo sciopero, non sono stati fortunati. Tanto è vero che uscirà tra poco la serie animata dell'X-Men e lo sceneggiatore, lo showrunner della prima stagione animata è stato licenziato senza motivo, cioè senza motivo, è stato licenziato. Non sono state date spiegazioni, lui ha cancellato addirittura l'account di Instagram e nessuno sa cosa è successo, quindi... Boh, chissà se sa, nei prossimi giorni arriverà anche una spiegazione a riguardo. Comunque ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi, soprattutto dell'eventuale cancellazione dei prossimi film su Ant-Man, Captain Marvel e Eterni 2. Mi raccomando, con un commentino qui sotto cosa ne pensate di questo Last Dance di Venom 3 e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!